Lei tra l'altro ha riaperto il Museo Egizio a Torino già qualche settimana fa e mi pare che sia andata bene da quell'osservatorio. Che cosa vede? Intanto io dico che i muri l'ho scaricata subito e quindi non ne faccio proprio una questione politica, ma ne faccio una questione che personalmente mi sento più tutelata ad avere una cosa del genere nella tasca insieme al mio iPhone che non averla. Quindi non sono né di sinistra né di destra, sono perché l'ho scaricata, perché mi sento più sicura. Ma guardi, noi abbiamo aperto il 2 di giugno con molta cautela, aspettando di avere tutte le precauzioni messe in atto, protocolli INAIL e tutto quanto. E devo dire che all'inizio c'è stato, come dire, un po' di titubanza da parte del pubblico, che erano 3 mesi che non entrava in un museo. Però, vedendo che tutte le misure di sicurezza sono applicate senza ossessionare le persone, ma con la massima professionalità, Massimo è venuto a vedere il museo, lo sa. E da settimana in settimana, noi apriamo solo 3 giorni alla settimana per adesso, il venerdì, il sabato e la domenica, gli ingressi sono aumentati. Ovviamente non possiamo più avere le migliaia e migliaia di persone che avevamo prima, però rispetto alla capienza massima la stiamo saturando. E credo che questo, perché facciamo anche dei questionari alle persone in sala, sia dovuto proprio al fatto che si sentono da una parte non ossessionate, ma dall'altra molto sicure. Quindi dal mio punto di vista è una buona cosa quella di applicare, e ho seguito sempre quello che dice il professor Galli, non per piaggeria, ma sono assolutamente d'accordo con lui. Io non penso che il virus sia sbiadito e che bisogna fregarsene, tutt'altro. Però se si applicano delle misure, ripeto, senza ossessività e durezza, io credo che sia una buona tutela per tutti. Aggiungo una piccola cosa: anche nel mondo del calcio, che io rappresento attraverso la UEFA e la FIFA, abbiamo avuto il comitato esecutivo la settimana scorsa e ci siamo ben guardati di dire affrontiamo subito il problema di riammettere le persone negli stadi. Un po' per volta si guarderà, si seguirà la curva dei contagi, sperando che continui ad andare bene come Certo. adesso, ma correre avanti è una cosa sbagliatissima. Io ho ricevuto un video da Parigi proprio oggi che mi mostrava la festa d'estate come è stata affrontata con degli assembramenti pazzeschi. Credo che sia un errore che pagheremo molto caro, o che pagheranno, spero di Eh no, beh, molto ma caro. essendo le frontiere di Schengen aperte, rischiano di pagarlo anche altri paesi europei. Professore...